è il momento di chiedere un apporto, una testimonianza ai nostri amici qui presenti, che ringrazio fraternamente. Vorrei cominciare da Gigi Proietti. E, insomma, tu hai avuto un'esperienza lunga e multiforme in vari campi. Stiamo parlando del teatro comico, ma insomma, dice qualche cosa di quello che... Ma io notoriamente non sono un comico, appunto, quindi ho bisogno di De Magnè. De Magnè, come tutti gli altri comici del contemporaneo. Il momento che uno mangia, sì, fa sorridere, fa ridere, non so perché. Davvero mia madre mi diceva, ma mangiavi sul serio? Cioè, perché sembra non bello. Comunque, dicevo, io non sono un comico che ha un po' di repertorio comico, un po' meno comico. I miei spettacoli sono sempre stati fatti così, con pezzi che saltano da un genere all'altro, addirittura violentemente si uniscono, si fondono, tragico, comico, grottesco, che ne so, non so, non riconosco più nemmeno i generi. Però io ho bisogno, per esempio, per far ridere laddove ci riesca, di un po' di tempo. La gente deve entrare proprio in un clima un po' più mediato, diciamo, quindi devo far capire che sto parlando, che so, di colleghi o di situazioni che piano piano la gente riconosce, e dopo lì cerco di piazzare la botta nel momento in cui... E normalmente gli ultimi spettacoli sono stati così, tutti, insomma, gli occhi plisi, come mi piace, basati un po' su una critica, più che una satira violenta, anche abbastanza tenera, sui colleghi, sui generi di teatro, eccetera. E allora, quando la gente capisce che stai dicendo la cosa, glielo dici che ci sono dei momenti nella vita. Ci sono dei momenti nella vita. Certi momenti ci sono nella vita. Ci sono dei momenti nella vita. Sai quei momenti che vorresti quasi. Ah, che momenti ci sono nella vita? Che momenti che sono quei momenti? Saresti capace in quei momenti di fare cose che non hai mai fatto, di dire cose che non hai mai detto? Sì, ci sono dei momenti nella vita che non sai come fare a trattenerti, certi lunghi, terribili momenti che nella vita ti arrivano improvvisi e tu dici, è più di così, è impossibile davvero, perché ci sono in quei momenti cose che nemmeno sogneresti di fare, invece le faresti perché dentro ti senti salire come una... Ci sono dei momenti nella vita. Va bene, grazie. Va, va. Mamma mia. Mamma mia. Ci sono dei momenti nella vita. Certi momenti ci sono nella vita. Ci sono dei momenti nella vita. Certi momenti ci sono nella vita. Sai quei momenti che vorresti quasi... E a che momenti ci sono nella vita? Che momenti che sono quei momenti? Saresti capace in quei momenti di fare cose che non hai mai fatto? Di dire cose che non hai mai detto? Sì. Ci sono dei momenti nella vita che non sai come fare a trattenerti, certi lunghi, terribili momenti che nella vita ti arrivano improvvisi e tu dici è più di così. Più di così è impossibile, davvero, perché ci sono in quei momenti cose che nemmeno sogneresti di fare e invece le faresti perché dentro ti senti salire come una... Ci sono dei momenti nella vita. Che momenti che sono quei momenti. E te li lasci scappare quei momenti. Senza far niente. Niente. Va bene.
lo Yaz, lo Yaz. E beh, certo, adesso basta con lo Yaz e torniamo un po' da noi. L'attore, quante cose qua dentro, capite male? Spiegate peggio, guarda quanti monocoli, monocoli. Essere o non essere. To be or not to be. To be. Dubito. Ma che c'è, va? Mamma mia, va. Guarda che c'è qua. Un attore brechtiano all'italiana. Lo vedi? All'italiana, alla milanese. Attore brechtiano alla milanese. Che Brecht si è fermato a Milano. Cristo si è fermato a Eboli. E Brecht a Milano. L'incontro non c'è stato, guarda che roba. Pare un bozzo. Pensa qua sotto quanti fraintendimenti dolorosi, quante confusioni. Qua sotto i piccoli teatri, i teatri grandi, i teatri medi, i teatri welters, i teatri Mosca, i teatri Massi. Qua, qua che c'è, va. E anche lui, vedi, c'è 12 di tutto qua, eh. Guarda, eh. Ho messo a sete, non hai visto? Guarda, e lo rifaccio una volta sola, eh. Vedi, tu pi la mira da qui a qui e vai e già sei seduto. Che c'è? Popolare. Io c'ho la rabbia vera, c'ho lo strillo. Sì, mi viene. Io non voglio fare simpatico, io non strizzo l'occhio al pubblico, io non concedo. Io pure che dico buonasera sono ambiguo, dialettico, complicato nell'intimo. Poi io c'ho una fortuna, la sai qual è? Io sono ignorante. Ma sono ignorante vero, eh? Io non so niente. Per esempio che Brecchete era di Brecchete. Io, mica lo sapevo, l'ho saputo dopo, ne credevo che era di Giorgio Strella. Ma... vedi? Yeah. Era vero? Le brecchetelle. Yeah. Però malgrado la mia ignoranza, quando io mi esprimo sono un'enciclopedia, guarda come mi esprimo, die. Lo vedi? La fune, vedi? La vanga,
E chi te le può insegnare queste cose? Questo ho imparato tutto da solo, come la maggior parte dei miei colleghi attori qui in Italia. Abbiamo imparato tutti da soli. Uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra, il critico ne dice un'altra, il vice critico ne dice un'altra. Ecco, là, tu chiappi un po' da quello, un po' da quell'altro, il critico non ne tieni conto, ecco lì come nasce la recitazione epica. Come nasce la recitazione epica all'italiana, vedi, io ho imparato meglio di tutti, naturalmente. Ma non lo vedi come sono naif? Io adesso con tutto questo bagaglio gestico e gestuale che mi ritrovo, pure che rimango senza lavoro, qualche mestiere posso sempre fare. Il vigile urbano, per esempio, vedi? Dice che ore è? E 3. Lo vedi come sono puntuale? So fare anche le 4, eh? Le 5, le 6, vabbè, siamo aperti. E chi te le può insegnare queste cose? Così c'è come il regista, come hai detto. A me il regista non mi serve, gliel'ho pure detto. Te, a me, non mi servi. Te lo vedi che lavoro da solo, ma a me non me ne frega niente perché io sono attore di estrazione popolare. Io il personaggio me lo creo prima di ardi dentro, me lo soffro qui, come se soffre qui, in questa fascia qui, da sto bottone in giù, come si soffre. Poi comincia tutto un dialogo fra duodeno e capoccia, capoccia, duodeno, piloro, sarcofago, tutto un dialogo, il personaggio che soffre, poi spigne, quando è arrivata spigne qui alla punta dello sterco dello stomaco, non ne può più e sa, mi estragno, au amoru. Io mi estragno, sa, e come mi estragno io, come mi alieno io. E namo, non si aliena nessuno. Non si aliena nessuno, perché io sono pure capace adesso di uscire fuori dal palcoscenico e rientrare dentro, che tu manco mi riconosci, tutto vestito per bene, con la camicia allucidata, le scarpe ricamate, la riga al pantalone, tutto carino per bene, e il pubblico in platea si comincia a rasserenare. Lui fa lei, dice, vedi, cara, tu c'hai paura, invece questo è innocuo. Voi dico, come è innocuo? È uno come noi, caruccio, per bene. Se lo crede lui, ha capito? Quando meno se l'aspettano che se stanno belli per rasserenare, per sbracare sulle poltrone, io, za! Tiro fuori l'unghie, esco fuori dal personaggio, mi trovo il personaggio di fronte, siamo io e lui, lo comincio a criticare, puh, gli sputo in faccia, lo piaccarci, e poi come se niente fosse, ma rientro dentro al personaggio. E tutto un entra, uscì, entra, e certe correnti d'aria, degli spiff, ma a me non me ne frega niente, perché io sono attore di estrazione popolare, il che si sente pure dal tono che io c'ho per la parolaccia. Oggi la parolaccia al cinema, al teatro è diventata un fatto delicato. L'attore di estrazione educata, l'attore borghese, la parolaccia la spruzza. La linguaggia fra baffetti, labbruzzi, denti, piccolo. E si dice, io la faccio sentire, la faccio risonare, prima di gola, gola. Poi in testa, testa, esce intera, senza infingimenti. La mia parolaccia non traccheggia fra lingua e baffetti, la bruzza dice, che faccio, esco, scusate, sono costretto. No, la mia esce a siluro, va sopra la platea, comincia a girare, gira, gira, gira. E intanto costruisce come un'enorme nuvola minacciosa pestifera, sempre più livida, sempre più gravida, sempre più pesante, alla fine, quando non ne può più, se spalancano le cataratte del cielo e casca a grandine sulle capocce del pubblico in platea. Padabum! Volete sentire? Grazie!